Il rilancio della filiera avicola molisana attraverso la cooperazione. Incontro oggi a Palazzo Vitale per illustrare tutti i dettagli. Il governo nazionale garantisce la sua parte di risorse finanziarie per l'autostrada Termoli-San Vittore. Buoni propositi anche per l'interporto di Termoli. Accordo sottoscritto a Roma tra il rettore Palmieri dell'Ateneo Molisano e il Ministero dell'Istruzione. La volontà è quella di creare un'eccellenza universitaria. Agli inizi di agosto sono in programma in Molise una serie di concerti musicali. La presentazione degli eventi è avvenuta oggi a Campobasso. Bentrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Prospettive, indicazioni ed operatività per il rilancio della filiera avicola molisana. Oggi a Palazzo Vitale il mondo della cooperazione nazionale e regionale ed il sistema finanziario a confronto sul progetto presentato dalla Regione Molise. Vediamo. Al via in Molise il processo di rilancio industriale della filiera avicola, un rilancio che passa per la cooperazione dove protagonisti sono i principali attori del comparto stesso. Una strada che potrebbe essere quella giusta perché uno dei settori più importanti del Molise non scompaia. Dunque Regione, Alleanza Cooperativa Italiana e Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno hanno deciso di rendere concreto un progetto cooperativo che punta tutto sui numeri presenti e sulle garanzie garantite dalle aziende esistenti. Un impegno di spesa di 30 milioni di euro, di cui il 50% a valere sul PSR e la restante metà rappresentata dai propri mezzi del sistema cooperativistico. Oggi a Palazzo Vitale, a Campobasso, un incontro per illustrare i dettagli. A parlarne il governatore Paolo Di Laura Frattura. Con una forte e innovativa forma societaria che è quella della cooperativa, che rende la risorsa umana protagonista del proprio futuro. La Regione si è impegnata innanzitutto a determinare l'innovazione nella scelta societaria di rilancio della filiera avicola. La Regione c'è impegnandosi con risorse all'interno del PSR perché ci sia l'accompagnamento alla realizzazione, quindi all'investimento. Dopodiché la Regione viene fuori immaginando, chiaramente non immaginando, con la determinazione che ha contraddistinto ogni nostro atto, perché sia il mercato a valutare la qualità e la bontà di ogni iniziativa imprenditoriale. Un innovativo modello di cooperazione per la filiera avicola molisana, come spiegato dal presidente ACI, Giorgio Mercuri. Noi stiamo immaginando di riproporre un modello cooperativo un po' diverso rispetto a quello che può essere un modello tradizionale. Qui si parla di mettere insieme una filiera che coinvolga sia il mondo della produzione, il mondo della logistica, il mondo del lavoro, e rispetto a questo poter socializzare tre diverse tipologie di imprese per avere un unico obiettivo, quello di riportare il lavoro sul territorio, creare un futuro al territorio, creare un'economia di cui questo territorio negli anni è stata protagonista e che negli ultimi anni si è persa perché probabilmente il modello imprenditoriale che era stato ipotizzato è stato superato. Credo che su questo impegno noi come organizzazione, come mondo della cooperazione, possiamo certamente riportare il giusto know-how che abbiamo acquisito anche a livello nazionale. E Nicola Valentini, presidente della Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno, nell'incontro a Palazzo Vitale ha parlato del ruolo dell'istituto nel progetto di rilancio economico della più ampia filiera agroalimentare. Il rilancio della filiera avicola molisana attraverso la cooperazione vede giocare un ruolo fondamentale alla Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno. Ad intervenire in merito il presidente Nicola Valentini. Noi riteniamo che sia importante il ruolo delle banche di credito cooperativo e quindi del loro sistema finanziario, che è un sistema molto vicino al territorio e molto particolarmente vicino al sistema cooperativistico. In che modo entrate nel discorso della cooperativa per quanto riguarda la filiera avicola?
Beh, la filiera avicola è una filiera all'interno di una più ampia filiera dell'agroalimentare. Noi ci siamo dentro perché è il settore quasi classico per un sistema cooperativistico. Noi pensiamo che in questo settore la cooperazione possa svolgere un ruolo assolutamente straordinario, sia nella produzione che nei servizi, che nella trasformazione e che nel mercato. Quindi se si riuscisse a realizzare nel Molise una intera filiera avicola, dalla produzione ai servizi, alla trasformazione e alla commercializzazione, noi riteniamo che sia un bingo. La delibera del CIPE adottata il 14 febbraio e pubblicata il 21 giugno sulla Gazzetta Ufficiale sulle Gran Manze nella zona di Larino ha portato l'ex assessore regionale all'agricoltura ed oggi consigliere Nicola Cavaliere a chiedere con forza le dimissioni del presidente Frattura. Inaffidabile, afferma, o ha mentito per mesi ai cittadini o è stato preso in giro dall'esecutivo condotto da Enrico Letta. Possibile, tuona ancora, che nessuno sapeva, nessuno ha avvertito l'obbligo morale e istituzionale di comunicare ai molisani l'arrivo delle 12 manze a Larino. Il consigliere di opposizione ritiene gravissimo il fatto che l'intero consiglio sia stato completamente espropriato delle sue basilari funzioni. Il governo italiano ha previsto un finanziamento per l'autostrada del Molise, ma anche per il porto e l'interporto di Termoli. L'annuncio del vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini nel corso di un incontro a San Vincenzo a Volturno. Il servizio. In Molise a San Vincenzo a Volturno per illustrare la nuova disciplina degli appalti pubblici che arriverà al Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Si tratta del vice ministro Riccardo Nencini che, ospite del sindaco Santilli e alla presenza del presidente della giunta regionale Frattura e dell'assessore Trasporti Nagni, ha focalizzato il suo intervento sulla necessità di una semplificazione delle procedure burocratiche proprio in materia di appalti. Tuttavia, a tenere banco nel corso della visita è stato il tema dell'autostrada del Molise. In proposito, l'esponente del governo ha annunciato che per l'opera esiste un finanziamento e che attenzione c'è anche per altre opere quali porto e interporto di Termoli. C'è un finanziamento che può essere confezionato per quest'opera importante, il tempo è ora, pensiamo ai fondi 2014-2020, fondi di coesione europei, con un'attenzione poi in modo particolare al porto e all'interporto di Termoli, e questo il Presidente della Regione conosce molto bene i meccanismi, noi siamo disponibili, il Ministero è disponibile non solo per ascoltare ma anche per sottoscrivere intese che portino al raggiungimento di un obiettivo concreto. Dichiarazioni accolte con favore dal Presidente Frattura che in merito all'autostrada ha fornito alcuni chiarimenti. Si è sempre parlato di un primo lotto dell'autostrada, occorreva avere la conferma per acquisire la effettiva disponibilità delle risorse e questo è avvenuto nell'ultimo CIPE del 30 giugno. Il fatto straordinario invece è concentrarsi su altre infrastrutture strategiche, ascoltare dalla voce del Vice Ministro la disponibilità del Governo a prendere a cuore una situazione che per noi significa opportunità di sviluppo verso il Mediterraneo, verso l'Adriatico e lo Ionio, parlando delle opportunità di sviluppo di porto e interporto, progetti nei cassetti di non si sa quale assessorato e di quale scrivania, onestamente, insomma, detto dal Vice Ministro alle infrastrutture non può che farci un gran piacere. Continua a parlarsi di Termoli San Vittore quando invece da subito è stata, come detto anche oggi dal Vice Ministro, San Vittore Boiano. San Vittore Boiano costava qualcosa più di 1 miliardo di euro con una previsione in project financing, metà ce lo mette il pubblico, 37 milioni ce li mette la Regione, il resto ce li mette lo Stato del 50%, rimanente 50% il soggetto promotore. Lo Stato oggi ci garantisce dei 500 milioni inizialmente promessi 200 milioni, il che significa avere copertura finanziaria per un primo lotto non della Termoli San Vittore ma della Termoli Boiano. All'interno di questo collegamento c'è un primo lotto, mi pare di aver capito che riguarda il collegamento Boiano-Castelpetroso, Cantalupo, con una serie di questioni che solleveremo, però andiamo per step.
Ed il vice ministro Riccardo Nencini ha annunciato da San Vincenzo al Volturno che a breve il governo nazionale accoglierà la proposta dei costruttori molisani di destinare ogni anno lo 0,3% al prodotto interno lordo, del prodotto interno lordo alla realizzazione di opere pubbliche. La proposta dell'ANCE sarà accolta in sede di legge finanziaria. La conferenza Stato-Regioni accoglie la proposta che attraverso il Ministero dell'Economia prevede si coprano i costi dell'accoglienza umanitaria dell'emergenza profughi, una iniziativa dell'assessore Petraroia delegato a rappresentare gli altri assessori regionali alle politiche sociali, altri due le proposte sono state accolte, l'una sui centri di prevenzione e contrasto sulla violenza di genere e l'altra sui criteri di assegnazione di fondi per le politiche giovanili. Nessuna intesa invece per la cassa integrazione in deroga, una situazione che ha spinto i rappresentanti delle regioni a rimettere le deleghe per gli stessi ammortizzatori sociali in deroga. Le amministrazioni provinciali sono messe in ginocchio dallo Stato, gli enti periferici sono alle strette dal punto di vista economico e senza fondi i servizi non potranno essere più assicurati. Nuovo appello oggi del presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, messo alle corde dal governo nazionale dal punto di vista finanziario, incapace quindi di poter garantire nei prossimi mesi servizi utili alla collettività, ad iniziare dal taglio dell'abbondante vegetazione presente lungo tutte le carreggiate stradali. Una problematica parallela esiste anche sul versante delle strade provinciali di Isernia. Ma non è tutto, De Matteis tuona, ricordando che alla riapertura dell'attività scolastica si potranno sommare i disagi nell'assicurare il riscaldamento negli istituti superiori dell'intero territorio, compreso dal capoluogo fino alla costa. È il prossimo piano neve nel periodo più freddo dell'anno. Da Palazzo Magno il presidente chiama a raccolta i sindaci della provincia per una giornata di manifestazione pacifica alla volta di Roma, al fine di chiedere il da farsi al governo del premier Renzi. Senza più coperture economiche non hanno più senso le funzioni ancora in vita alle amministrazioni periferiche. Il tempo dei regali e dei vitalizi è terminato, ormai siamo alla canna del gas. Scontro tra auto e scooter oggi a Termoli, ad avere la peggio questa mattina un uomo di 62 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Timoteo di Termoli. I medici del nosocomio hanno riscontrato una serie di traumi e lesioni su tutto il corpo. Sono 10 le persone denunciate nelle ultime ore dai carabinieri del comando provinciale di Isernia per reati che vanno dalla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla guida in stato di ebbrezza, dal furto aggravato e maltrattamento in famiglia. Sotto sequestro anche numerose dosi di eroina e hashish. I militari hanno eseguito anche diverse perquisizioni alla ricerca di armi e refurtiva varia. Nuovo impulso per l'Università degli Studi del Molise con il Ministero all'Istruzione. Nasce un accordo al fine di creare un'eccellenza nel campo della didattica e della ricerca. Vediamo. L'Ateneo del Molise stringe un'intesa con il Ministero dell'Istruzione per creare in loco un sistema universitario di eccellenza in grado di potenziare la didattica, la ricerca, l'innovazione tecnologica con il contributo fattivo del mondo della scuola e degli operatori turistici. L'accordo di programma è stato abbracciato in pieno dal ministro Stefania Giannini e condiviso dai parlamentari Ruta e Leva presenti per l'occasione nella capitale. L'accordo raggiunto dovrà favorire nel prossimo futuro azioni congiunte volte alla crescita in regione del sistema culturale, sociale e economico, in grado di trasferire le conoscenze in materia di istruzione e ricerca universitaria. Il programma per la creazione dell'eccellenza del sistema universitario è nato da un'idea condivisa anche con la Regione Molise, il Ministero delle Politiche Agricole e alcuni istituti nazionali di sperimentazione. Il rettore Gianmaria Palmieri spiegherà a taccuini e telecamere domattina a Campobasso i dettagli della stipula. L'amministrazione comunale di Campobasso ha bloccato il progetto di Telecom Italia per l'installazione di una mega antenna radio in Viale Manzoni tra il capoluogo e Ferrazzano. Il progetto nelle scorse settimane aveva sollevato tra i residenti numerose proteste per l'alto rischio di inquinamento elettromagnetico.
L'assistenza familiare al centro di un percorso formativo destinato agli operatori coinvolti nelle attività di supporto domiciliare. Il corso a titolo gratuito proposto dall'INPS, diretto essenzialmente ai dipendenti e pensionati dell'ex INPDAP, è affidato al gruppo AWA. L'ambito territoriale sociale di Campobasso e il raggruppamento di imprese AWA hanno organizzato un corso di formazione che è destinato agli assistenti familiari, colf, badanti e volontari che operano in funzione dei dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione ex INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti residenti appunto nell'ambito sociale, oggi praticamente 153 beneficiari. Il corso di formazione è una delle attività previste dal progetto Home Care Premium 2012, finanziato interamente dall'INPS, ex gestione INPDAP. È un corso di formazione che durerà 2 giorni e si rivolge a, diciamo, assistenti familiari, a operatori che non hanno il titolo di assistente familiare, non hanno il titolo OSA, non hanno il titolo OS. Il progetto Home Care Premium, diciamo, ha dato grande soddisfazione nel corso degli ultimi mesi. Noi stiamo assistendo ad oggi ben 153 persone su tutto il territorio dell'ambito di Campobasso. Si tratta di persone non autosufficienti che hanno necessità di un supporto a domicilio e noi eroghiamo servizi che vanno dall'assistente familiare al trasporto, ai pasti a domicilio, ai servizi di centro diurno, a servizi di sollievo, domotica e ausili. Quindi è un servizio, diciamo, a 360 gradi che copre tutto l'ambito di Campobasso, un ambito che raggruppa tantissimi comuni per circa 100.000 abitanti, quindi un terzo quasi della regione Molise. E voltiamo pagina per la visita del Pontefice ad Isernia. L'amministrazione del sindaco Luigi Brasiello ha previsto un budget di 100.000 euro. Pochi giorni prima dell'evento la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo, documento nel quale si auspica ora un contributo da parte della Regione. Con delibera del 30 giugno 2014 la Giunta Comunale di Isernia ha approvato l'atto di indirizzo per l'organizzazione delle attività legate alla visita del Santo Padre nel capoluogo pentro, con la previsione dei relativi costi, ed ecco che l'amministrazione ha previsto per l'evento un budget massimo di 100.000 euro da spendere per sistemazione e messa in sicurezza delle strade, sistemazione delle aree verdi, noleggio di 3.500 transenne, di 20 gazebo, di 500 sedie da posizionare in piazza Andrea di Isernia, di 40 bagni chimici, di 10 navette bus, spese di pubblicità, spostamento spalti dall'area dello stadio a piazza Andrea di Isernia, redazione del progetto per il piano della sicurezza stradale, viabilità e collaudo delle strutture. Soldi assegnati al quinto settore da ascrivere al bilancio corrente e di previsione 2014. Naturalmente l'esosa somma supera il cosiddetto vincolo di impugnabilità in dodicesimi, pertanto l'amministrazione ha fatto riferimento al punto 74 del principio contabile numero 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che consente lo sforamento dei limiti per spese da assolvere onde evitare danni patrimoniali gravi e certi o per spese previste dalla legge. In questo caso si è agito nel nome dell'indifferibilità ed eccezionalità dell'evento e in ordine alla sicurezza e alla salvaguardia della salute pubblica, in particolare in previsione dell'affluenza dei fedeli. Sull'importo, da quanto si evince dalla delibera, grava anche una promessa fatta dalla Regione in occasione dei ripetuti incontri organizzativi tenutisi in prefettura, la destinazione di un contributo a tutti i comuni interessati dall'arrivo del Pontefice, promessa considerata impegno dal sindaco di Isernia Luigi Brasiello, che ha inoltrato all'ente di governo molisano una formale nota di richiesta contributo. Il primo cittadino di Rocchetta al Volturno, Teodoro Santilli, ha stilato un primo bilancio della nuova attività amministrativa insediatasi dopo il voto del 25 maggio. Particolare riguardo sarà riservato al turismo. Ascoltiamo il sindaco in questa intervista di Michele D'Alessio. Sindaco, succedere a Antonio Izzi, che è una icona qui a Rocchetta, non è facile. Come sta andando?
Ma abbiamo iniziato da un mese questa esperienza e per adesso va abbastanza bene. Siamo impegnati in mille problematiche che ci sono sempre in ogni comune e in più stiamo lavorando per portare avanti il nostro programma elettorale, per cui c'è un bel po' da fare. Su che cosa punta essenzialmente? Diciamo che abbiamo pensato di riorganizzare un attimo tutti i servizi che il comune offre e poi di puntare alla valorizzazione della zona, quindi al turismo. Prima di far ciò però dobbiamo rendere il paese più bello, più utilizzabile, diciamo, anche dal punto di vista della fruizione turistica, perché quando arriva un turista deve trovare indicazioni, tabelle, erba tagliata, deve avere la sensazione di arrivare in un luogo in cui c'è un'istituzione e c'è un rispetto per le regole e per la natura. Quindi questo è il nostro obiettivo. La valorizzazione del territorio si è sempre detto, ma poco si è fatto fino adesso, però Antonio Izzi diceva che forse era il caso di parlare la stessa lingua tutti i comuni della valle. Ci si riuscirà? Sì, credo di sì, credo che in questo il livello di maturità è aumentato, infatti stiamo già portando avanti una serie di iniziative tra cui un sistema turistico locale delle Mainarde in cui sono presenti un po' tutti i comuni e anche gli operatori del settore turistico, riunioni che facciamo periodicamente per organizzarci e portare avanti un'unica linea programmatica, insomma, per non fare interventi distaccati l'uno all'altro. L'obiettivo è quello di mettere in rete tutte le nostre risorse in modo che se viene un visitatore a Rocchetta poi vada anche a Castel San Vincenzo e poi anche a Scapoli, in modo da quindi moltiplicare il numero di visitatori. L'area dell'ex Romagnoli a Campobasso a servizio delle famiglie per incontrarsi e dei bambini per giocare. La soluzione è appoggiata oggi anche dagli ecologisti democratici. L'associazione molisana chiede inoltre il riutilizzo del vicino hotel Rox e del capannone Enel. Presentata dal pianista Simone Sala, la settima edizione del Festival World Music Project dal 1 al 5 agosto. Gli appuntamenti a Sepino, Pizzone, Isernia e Colle d'Anchise. Arriva la settima edizione, il festival pensato ed organizzato dal pianista Simone Sala, che ha sempre portato nelle piazze di alcuni comuni molisani la musica di qualità e tante altre iniziative culturali. In piena crisi economica riuscire a confezionare un festival con 250 artisti che si esibiranno con 4 serate, di cui solo una a pagamento con un biglietto bassissimo tra l'altro, e con tanti contenuti esterni, dalle mongolfiere di Fragneto al palco emergenti, percorsi enogastronomici, le videoproiezioni. Quest'anno veramente il festival non è solo chi viene ma cosa succede, e poi grandissimi artisti, uno per tutti il gruppo di Elio e le Storie Tese, ma anche la chiusura di Tullio De Piscopo e del suo quintetto a Colle d'Anchise. Poi a Pizzone avremo una giornata totalmente dedicata alla musica classica e quindi alla montagna e al Parco Nazionale d'Abruzzo, e la serata poi di Isernia, che è una bellissima serata con la riproposizione di una manifestazione che abbiamo già proposto in passato, che si chiamava Molise Artisti. L'abbiamo voluta allargare e creare un ponte tra gli artisti molisani e quelli diciamo delle altre regioni, e quindi abbiamo invitato Flavio Boltro, trombettista famosissimo, special guest di Petrucciani, di Sting, di tanti grandissimi della musica pop, e con lui tanti altri solisti sia molisani sia non molisani, un'orchestra di 50 elementi, Antonello Capuano ancora una volta direttore di questa orchestra e arrangiatore. E poi fiore all'occhiello di questo festival, 4 telecamere che seguiranno tutto quello che faremo durante i lavori e che poi confezioneranno un documentario sotto il coordinamento di Francesca Nessler, che è la capo della musica di Rai 3 nazionale, e quindi con loro confezioneremo un documentario che poi ci auguriamo finirà sulle reti nazionali. La presentazione del volume L'opera dello scultore molisano Enzo Puchetti di Napoleone Stelluti oggi pomeriggio nella sala consiliare di Riccia. Puchetti fu docente all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel decennio tra il 1921 e il 1931 realizzò una serie di monumenti ai caduti a Campobasso, Termoli, Trivento, Boiano, Riccia, Larino ed altri comuni ancora. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo.
Nuvolosità in transito sulle zone interne del Molise nella prima parte della giornata odierna, possibili brevi piovaschi nell'area appenninica. Le temperature di oggi sono comprese tra i 22 gradi di Campobasso e la massima di 24 a Termoli, ventilazione settentrionale, Adriatico centrale mosso, cielo parzialmente coperto dalla sera. Domattina sulla regione tornerà il sole, valori climatici in risalita, venti da sud-ovest. Il Comitato regionale della Federcalcio ha posticipato a lunedì 28 luglio il termine per le domande di iscrizione e ripescaggio ai tornei di eccellenza e promozione per la stagione 2014-2015. Luca Massimi, arbitro di calcio nativo di Mafalda, dalla prossima stagione agonistica sarà impegnato a dirigere gare in Lega Pro. Dopo 3 anni nell'organico dei fischietti della Candì, il molisano Massimi approda nei professionisti. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.